Ok, quindi Alessandro Del Fanti, all'Università di Toronto, ma in realtà sono emiliano, sono di Piacenza e da un paio d'anni sto studiando il magazzino di Amazon principale sul suolo italiano, che è quello di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Quindi in qualche modo sono tornato a casa per fare ricerca in un posto dove lavorano i miei compagni di classe, come potete immaginare, in cui ho diciamo, dei legami anche personali, ma che poi si è in qualche modo intersecato al mio percorso di ricerca. Amazon è un'azienda troppo complessa e troppo grande per riuscire per un singolo ricercatore, perché un singolo ricercatore possa in qualche modo catturarla o comprenderla. Quindi io oggi vi presento un pezzettino di quello che Amazon è e fa, e in particolare quello che succede appunto all'interno del magazzino, il legame tra le tecnologie e il lavoro vivo, e anche il comando e la disciplina all'interno del magazzino. Ci sarebbe da parlare, poi magari si può fare se ci sarà tempo per domande, invece di Amazon in una forma più globale, quindi per esempio la divisione globale del lavoro all'interno anche di una singola azienda, eccetera, eccetera. Comunque è veramente complessa da capire nella sua interità. Mi baso sull'idea che sia necessario tornare a usare strumenti teorici sviluppati per comprendere il capitalismo industriale e in qualche modo contaminarli con le teorie sul lavoro e sulla produzione di valore che sono invece state sviluppate negli ultimi decenni per comprendere la trasformazione digitale. Quindi cerco in qualche modo di contaminare quelle due cose, che mi sembra che a questo tavolo non sia particolarmente originale. Io vengo da Media Studies e Science and Technology Studies, quindi chiaramente il mio punto di partenza è quello tecnologico e della comunicazione. Il titolo Padrone è un algoritmo è un'ottima suggestione, ovviamente, cattura l'idea che gli algoritmi siano usati per organizzare il lavoro, ma anche per sorvegliarlo, dentro e fuori il lavoro salariato, quindi non soltanto all'interno delle forme, diciamo, istituzionali di lavoro salariato, permette anche di aggiungere dimensioni che magari sono discusse meno frequentemente, soprattutto nel mio settore, che però credo siano cruciali, quindi la capacità, l'uso di tecnologie algoritmiche, di automazione, non solo per organizzazione del lavoro e sorveglianza, ma anche per espropriare il sapere operaio e includere nuovi soggetti nella forza lavoro del capitalismo digitale. E infine il ruolo del comando, che usa la tecnologia ma si basa su forme disciplinari più antiche, anche se possono essere almeno in parte mediate, per esempio dall'algoritmo nel caso del magazzino di Amazon. Quindi negli ultimi anni si è parlato di gestione o di management algoritmico dei processi di cooperazione sociale. Non solo al di fuori del capitalismo come organizzazione dell'eccedenza, che era quello di cui magari parlavamo qualche anno fa, ma piuttosto come nuova forma di produzione direttamente all'interno del lavoro salariato e nel capitalismo digitale. Quindi, in qualche modo, l'appalto dei processi gestionali agli algoritmi, una cosa con cui siamo abbastanza familiari, credo, soprattutto per le piattaforme come Deliveroo, eccetera. La raccolta di dati per organizzare la cooperazione dentro al lavoro, la sorveglianza dei lavoratori, eccetera, eccetera. Queste sono le cose da qui in qualche modo parto e cerco appunto di aggiungere un paio di tasselli. Quindi per capire Amazon sono andato nel magazzino, ma sono anche tornato ai primi operaisti e alle inchieste operaie nel lavoro di fabbrica nel boom economico del secondo dopoguerra, in particolare Romano Alquati e il suo lavoro su Fiat e Olivetti nei primi anni 60 e anche ovviamente Raniero Panzieri. Quell'operaismo sottolineava l'introduzione di nuove macchine come parte del piano del capitale per sottomettere il lavoro, includere nuovi soggetti nel lavoro di fabbrica come agente di controllo e di estrazione di valore. Questa è una cosa che viene ovviamente da Marx, cioè tramite le macchine il capitalismo ha la capacità di contemporaneamente integrare nuovi lavoratori nei processi produttivi e espellerli come superflui. Alquati, che appunto faceva, come molti di voi sapranno, ha fatto lavoro di inchiesta soprattutto in due aziende, aziende in qualche modo esemplificative del capitalismo del boom del dopoguerra italiano, ha studiato non solo le lotte operaie e i processi produttivi all'interno di queste aziende, ma in particolare lavorando su Fiat e anche Olivetti, ha descritto anche il legame tra i processi produttivi materiali e invece quelli culturali e ideologici. Quindi ha parlato del mito della Fiat e dell'Olivetti, come aziende che permettevano l'uscita dalla povertà e partecipavano al boom economico, per esempio tramite il cosiddetto salario Fiat,
quindi la capacità per un salario maggiore per l'operaio della Fiat rispetto al salario medio di quegli anni, l'introduzione di nuove tecnologie e la capacità in questo modo di assorbire nuove masse di lavoro migrante che si spostavano al nord dal mezzogiorno, e la capacità di usare tecnologie nei processi produttivi per dequalificare il lavoro, si dice in italiano dequalificare, giusto, the skilling, e quindi standardizzare, parcellizzare e semplificare i processi lavorativi di modo che nuove masse di lavoratori potessero essere introdotte velocemente anche in presenza di fenomeni di turnover molto elevati, e quindi potessero in qualche modo riempire le catene di montaggio. Oggi processi simili secondo me si possono osservare ad Amazon, anche se questo avviene chiaramente nel contesto di un lavoro all'interno del capitalismo digitale, se vogliamo chiamarlo così, che introduce nuovi fattori, sia tecnologici sia culturali. Marx chiamava l'automa che dirige i processi nella fabbrica ottocentesca un mostro meccanico, chiaramente un fan dell'horror vittoriano, dotato di un potere demoniaco, e diceva che le macchine creano nuovi incentivi per l'appetito insaziabile di lavoro del capitale. Cassia San Giovanni, sicuramente molti di voi hanno letto almeno articoli di giornale su quel magazzino, è il principale d'Italia, ci lavorano circa 3.000 persone, considerando gli indeterminati e gli interinali, che sono circa 50% ciascuno, è il luogo dove le merci vengono stoccate, ritrovate algoritmicamente, impacchettate e spedite al consumatore finale. Ci sono altri magazzini in Italia, ma Cassia San Giovanni è il primo ed è tuttora il più grosso e più importante come volume di merci. Ha appunto un modello di impiego su binari paralleli, quindi ci sono circa quasi 2.000 persone assunte a tempo indeterminato e un altro 1.000-1.500 che possono fluttuare tramite agenzie interinali, anche su tutto l'anno, ma soprattutto nei momenti di picco di produzione, quindi il Natale, il momento dei libri scolastici, il Prime Day, che è il giorno in cui fanno gli sconti su alcune merci. È visto come un buon datore di lavoro rispetto ad altri, tuttora, banalmente condizioni materiali rispetto a altri magazzini della logistica della zona, il capannone è riscaldato d'inverno, è condizionato d'estate, è pulito, la sicurezza ha standard più elevati di altri posti in cui si può lavorare in quell'industria. Non ci sono le cooperative, anzi ci sono appunto quasi 2.000 persone assunte a tempo indeterminato. È un lavoro ripetitivo, molto fisico, duro per i corpi dei lavoratori, ma anche per il loro benessere psicologico, se vogliamo metterla così. In qualche modo si potrebbe parlare di una specie di americanismo e amazzonismo, per citare quello che diceva prima Michele, giusto? Che non vedo. Sicuramente una funzione paternalista dell'impresa che organizza e prescrive gli stili di vita anche al di fuori del magazzino, quindi per esempio dalla pizza in compagnia alla vacanza insieme della squadra che lavora su un certo turno. Un'informalità nel lavoro che va dal modo in cui ci si veste, quindi uno si può vestire come vuole, portare piercing, purché sia chiaramente i limiti delle prescrizioni di sicurezza. Non ci sono divise, tutti si danno del tu, i lavoratori vengono chiamati ragazzi e ragazze invece che lavoratori. Il mito è stato costruito sicuramente in collaborazione con i governi locali e nazionali, che in qualche modo, soprattutto nei primi anni, Amazon lì dal 2011, hanno descritto l'arrivo di questa azienda come l'ingresso finalmente dell'Italia in una nuova economia digitale moderna e con condizioni di lavoro favorevoli per i lavoratori e soprattutto con la capacità di assumere tantissime persone. Ci sono anche altri fattori culturali che Amazon mette in campo per in qualche modo costruire il magazzino come un posto cool, cioè figo in cui lavorare, nonostante si tratti di un lavoro molto fisico, ripetitivo, eccetera, eccetera. Il motto di Amazon è work hard, lavora duro, divertiti e cambia il mondo. C'è scritto sulle pareti, la prima parte lavora duro, di solito è in grassetto e le altre sono più piccole. Lo capivano lo stesso. In qualche modo quindi ci sono delle condizioni materiali di un certo tipo, ma c'è anche una parte ideologica che in qualche modo si lega a quella che alcuni hanno chiamato ideologia californiana, cioè la capacità delle tecnologie digitali di favorire nuovi individui che si costruiscono come imprenditori di se stessi, trasparenza, meritocrazia, capacità, veloce possibilità di scalare in qualche modo i livelli gerarchici se ti impegni, se credi nel mito di Amazon e lavori duro. Quindi in qualche modo si presenta non soltanto
come un lavoro che magari paga anche un buon stipendio, ti assume a tempo indeterminato, ma anche come un lavoro più figo di altri, con un lavoro ideologico da quel punto di vista. I processi principali del magazzino sono quattro, ve li riassumo velocemente, probabilmente li conoscete, tutto è in inglese, perché Amazon usa anche in Italia questo linguaggio amazzoniano, che è fondamentalmente un inglese italianizzato, macronico. Received, cioè la merce viene ricevuta e spacchettata dai camion, viene tolta dai pallet, spacchettata e indirizzata al magazzino. Stow, cioè i singoli pezzi vengono messi sugli scaffali, e questa è la parte inbound, cioè ricevimento merci. E poi c'è la parte outbound, cioè ritrovamento merce e spedizione, dove c'è il pick, cioè il ritrovamento del singolo oggetto, della singola merce sullo scaffale. E poi il pack, che è dove i pacchi vengono costruiti, viene messo in indirizzo e poi vengono mandati alle spedizioni. So che qui ci sono altri ricercatori che lavorano su Amazon, quindi cercherò di usare un paio di questi processi come esempi delle cose che vorrei descrivere oggi. Se faccio errori, fatemi sapere, sicuramente vi sarà molto d'aiuto anche. Quindi... uso l'esempio dello stow, cioè dello stoccare la merce sullo scaffale, come esempio non solo di sorveglianza, ma anche di cattura dei dati. La differenza tra sorveglianza e cattura dei dati è un termine che c'è in Science and Technology Studies, in Media Studies. Cioè, la sorveglianza è un processo surrettizio che avviene a insaputa della persona che viene sorvegliata, poi può essere usato per disciplinare quella persona, chiaramente questo c'è dentro Amazon. La cattura invece è un processo esplicito di raccolta di dati per ottimizzare e riorganizzare l'attività, che quindi non è nascosto, ma in qualche modo invece è palesemente utilizzato per modificare e ottimizzare i processi. Il lavoro vivo, quindi, dentro Amazon viene in qualche modo dataficato o trasformato in dati, ovviamente, e poi è soggetto a processi di cattura. Quindi da un lato questo ricorda la capacità, se volete, marxiana del capitale, di usare macchine, cioè lavoro morto, per succhiare lavoro vivo, come Marx diceva, come un vampiro. E Grundrisse diceva che il lavoratore cede il suo potere creativo, e una volta oggettificato il suo lavoro diventa potere del capitale, un potere alieno che confronta poi il lavoratore. E quindi la macchina diventa il virtuoso. Questo lo sto traducendo io dall'italiano, perché l'ho preso dal capitale in inglese, però magari voi che siete esperti saprete quali sono i termini giusti. La parte creativa del lavoro viene in qualche modo oggettificata. Per un sociologo dell'era industriale, Burawoy, la distribuzione di sapere riguardo al processo produttivo, quindi andiamo un pochino più sul concreto, cioè il fatto che il sapere sul processo produttivo sia distribuito tra i lavoratori può diventare, in alcune fasi dello sviluppo capitalista, non solo inutile, ma addirittura può diventare una barriera al funzionamento della forma di produzione capitalista. Esempio concreto da Amazon. Il modo in cui il sapere operaio viene estratto, espropriato e poi incorporato nelle macchine, o meglio nell'algoritmo, e poi finisce in server che non sono nemmeno a Cassa San Giovanni, probabilmente nemmeno in Italia. Il lavoratore va in giro con una tote, che è una scatolona con le merci che deve collocare nel magazzino. Forse alcuni di voi sono già familiari con questo processo. Al lavoratore viene chiesto di collocare le merci in modo completamente casuale, o meglio, di collocare le merci, per esempio questo telefono, in celle, questo magazzino sterminato a chilometri e chilometri di scaffali, diviso in celle di circa queste dimensioni, collocare questo telefono in una posizione in cui ci stia, in cui sia poi facilmente prendibile, e in cui non ci siano altre merci troppo simili. Quindi in una stessa cella ci dovrebbero essere questo telefono, questo bicchiere, una confezione di biro e una di quaderni, di modo che quando poi verrà il momento del ritrovamento sarà più facile andare a selezionare la cosa giusta nella cella X, perché non ci saranno due telefoni molto simili, ma solo un tipo di telefono, quindi velocizza il processo produttivo. Mi viene anche chiesto di distribuire oggetti dello stesso tipo su diverse celle in diverse zone del magazzino. Quindi non metterà 100 telefoni in 4 celle contigue, ma invece distribuirà 3 a 3 in 30 celle in varie zone del magazzino. Questo permette di evitare un collo di bottiglia,
nel momento in cui ci sono molti ordini su questo telefono. Quindi varie persone che devono andare poi a cercare questo telefono non convergeranno tutte nella stessa zona, quindi non si rallenteranno a vicenda. Chiaramente, come potete immaginare, una volta che questo processo, praticamente lasciato la creatività del lavoratore, però quasi casuale, è effettuato, l'algoritmo l'ha catturato, memorizzato e immagazzinato nei server, diventa impossibile per il singolo lavoratore, sapere dove la singola merce è collocata nel magazzino. Quindi in qualche modo questo sapere, questa è la creatività del lavoratore nel posizionamento delle merci, viene espropriata, gestita algoritmicamente sui server, toglie il sapere alla persona che ha creativamente deciso dove posizionare il cellulare o cos'altro. Quindi in realtà Amazon lo chiama il disordine organizzato, cioè la creazione di disordine che l'algoritmo è in grado di comprendere e riorganizzare al momento poi di andare a prendere la merce quando poi viene venduta. Quindi in qualche modo c'è sia l'organizzazione di forme di cooperazione, di una forma di cooperazione complessa, sia l'esproprio del sapere del lavoratore. E questo è lo Stowe. Questa forma di esproprio algoritmico, se vogliamo chiamarlo così, è alla base di altri processi. Il processo successivo è il PIC, cioè il lavoratore che va a prelevare il pezzo una volta che un consumatore l'ha ordinato dal sito. Uso questa, la parte del PIC, che è quella che tra l'altro impiega la fetta maggiore di forza lavoro dentro Amazon, per parlare di dequalifica, precarietà e turnover. Quindi di standardizzazione e parcellizzazione del lavoro, che sono strettamente legati a processi di precarizzazione e di aumento della flessibilità. Quindi questo appunto c'è, sicuramente c'è Marx, la capacità della fabbrica automatizzata, la tendenza nella fabbrica automatizzata a rendere qualsiasi tipo di lavoro uguale e ridurre a un livello identico. Quindi diceva, il personale può essere rimpiazzato continuamente senza interruzione del processo produttivo, perché i processi sono talmente standardizzati che i giovani lavoratori imparano a lavorare con le macchine molto velocemente e quindi annullano il bisogno di far crescere o educare una classe speciale di lavoratori. Amazon è caratterizzata da un continuo turnover di forza lavoro, quindi nonostante offra unica azienda nel settore della logistica, se vogliamo, e una delle poche aziende nell'area in cui pesca la forza lavoro, offrire centinaia di contratti ad interinali, ma anche centinaia di contratti a tempo indeterminato, c'è comunque un turnover costante, molto veloce, anche di quelli che Amazon chiama cartellini blu, cioè quelli che hanno il badge blu, che sono quelli assunti da Amazon a tempo indeterminato, che mediamente possono durare, tendono a durare qualcosa come 2 o 3 anni. Questo è dovuto al fatto che i ritmi di lavoro sono molto elevati, la flessibilità dettata dal modello di consumo e dal legame gestito algoritmicamente tra il consumo e il lavoro dentro al magazzino in qualche modo rende il lavoro non solo molto faticoso fisicamente, ma anche necessita di continua flessibilità del lavoro vivo, quindi non solo delle macchine. Amazon si basa fondamentalmente sulla capacità di mantenere la promessa di una consegna veloce ed efficiente a prezzi competitivi. Quindi la capacità di gestire un lavoro umano flessibile e di massa all'interno del magazzino per fare soprattutto il pick, cioè la parte di ritrovo della merce quando viene ordinata, è cruciale per Amazon. E il modo che ha per garantire questo flusso, questa presenza continua di una forza lavoro flessibile è appunto la precarizzazione, il turnover e la flessibilità. Quindi, da una parte l'uso, il funzionamento tecnologico della piattaforma permette di standardizzare e parcellizzare il lavoro, renderlo molto semplice. Quindi il PIC funziona come una pistola sparacodici, una pistola che scannerizza i codici a barre, su cui il lavoratore si logga sparando, in termini tecnici, il proprio codice a barre sul suo cartellino, e la quale poi, molto simile a quello che fa Deliveroo, Foodora, Uber, non è un telefono ma è la pistola sparacodici, ti assegna un compito. Per esempio, vai a recuperare il cellulare Samsung 4 nella torre 2, corridoio 5 e cella 27. Quindi il lavoratore va alla cella 27, prende la merce, spara il codice della merce, spara la sua scatola in cui raccoglie le cose, a quel punto il sistema
sa che il cellulare è stato preso e quindi poi può andare al PEC, che è la fase successiva, poi c'è un pochino più complesso di così, la fase successiva in cui la merce viene impacchettata e poi spedita. Quindi i compiti vengono assegnati algoritmicamente. Questo permette al management chiaramente di sorvegliare il lavoratore, quindi si basa banalmente di contare il numero di pezzi per ora. Si basa su forme di flessibilità, sia diciamo due cicli temporali, uno basato sull'ora o sul giorno, quindi la necessità continuamente di chiedere straordinari, di cambiare i turni il giorno prima, basato su previsioni anche su previsioni del tempo. Quindi, per esempio, Amazon cerca di predire quanto la possibilità che domani piova potrebbe raddoppiare gli ordini, aumentare gli ordini perché le persone stanno più a casa e stanno sul divano, intanto che ci sono, si ordinano qualcosa. E poi un ciclo invece basato sull'anno, che significa aumentare la forza lavoro, in particolare quella gestita dalle agenzie interinali, quindi più flessibile, a seconda dei picchi, quindi diciamo Natale, i libri di scuola, eccetera, eccetera. Quindi uso delle agenzie interinali, ok, flessibilità anche sull'ora e sul giorno, anche per i tempi indeterminati. Uso di agenzie interinali, quindi flessibilità anche contrattuale. Uso massiccio di lavoro migrante. Le interinali, uso allargamento del territorio da cui Amazon pesca la sua forza lavoro, quindi dall'espansione del magazzino di Castel San Giovanni, l'espansione del mercato che Amazon copre, ha obbligato la ditta a gestire tramite interinali dei pullman, che portano fondamentalmente lavoratori migranti da tutto il territorio circostante, e non intendo Piacenza, ma intendo Alessandria, Cremona, Parma, i quartieri sud di Milano, eccetera, eccetera. Quindi flessibilità, ma anche un turnover operaio che si esplicita in forma di licenziamento volontario di lavoratori in modo massiccio, quindi ripetevo, i vecchi lavoratori che sono entrati nel 2011 sono ora una manciata. È difficile trovare una persona che è stata dentro quel magazzino più di 3-4 anni. Quelli che ci sono perché si sono impuntati, o perché hanno tuttora credono al mito di Amazon, oppure si sono impuntati e si sono fatti mettere in reparti di castigo, come succede nelle grandi aziende, quindi fondamentalmente la spazzatura, o a Rudo, per dirlo in piacentino. La stessa azienda incentiva il turnover, quindi l'azienda offre cosa abbastanza unica, offre quella che in America si chiama the offer, cioè un'offerta economica per licenziarsi, offre 1000 euro per picco per un massimo di 5 anni. Quindi soprattutto in estate, cioè prima che cominci la stagione più dinamica, che è l'autunno-inverno, ai lavoratori vengono, a tempo indeterminato, i cartellini blu vengono offerti 1000 euro per ogni picco, per ogni Natale che hanno fatto in azienda per andarsene. Fondamentalmente l'azienda sa che la curva di rendimento di un lavoratore comincia a scendere può già cominciare a scendere dopo pochi mesi, ma facilmente dopo 2 o 3 anni i lavoratori fondamentalmente hanno esaurito le capacità fisiche e psicologiche per mantenere i livelli di produttività e di flessibilità che sono richiesti dentro al magazzino. Ok, quindi questa parte era per spiegare come l'algoritmo ha a che fare anche con il turnover, la flessibilità e la precarizzazione del lavoro. Infine, velocemente, il management. L'uso della gestione algoritmica dei lavoratori non sostituisce, anzi, scusate, sostituisce il ruolo del management come struttura che in qualche modo succhia il sapere e permette al capitalista poi di controllare o rendere più intensi i processi. Quindi in questo caso abbiamo i capiturno, capireparto, che lì vengono chiamati lead e manager, che fondamentalmente nemmeno loro hanno il sapere, hanno accesso a tutta la conoscenza che permette di far funzionare il magazzino in modi e con i ritmi che Amazon usa. Quindi vengono in qualche modo relegati soprattutto a un ruolo disciplinare. E qua torniamo ancora alle aziende, al capitalismo industriale del secondo dopoguerra, cioè gerarchie parassitarie, come le chiamava Alquati. Cioè completamente slegate dalla necessità di gestire i processi, che invece sono gestiti, sono standardizzati, parcellizzati, gestiti algoritmicamente, ma invece incentrate sul controllo dispotico della forza lavoro. Quindi anche Marx la chiamava disciplina simile a quella di una caserma, in cui la supervisione in realtà è nelle mani di quelli che chiamava i sottufficiali, cioè i caporali, più che persone che hanno a che fare con la gestione dei processi. Quindi si potrebbe parlare anche di divisione del lavoro su base di genere, razziale, però magari quello ci potremmo andare dopo. Secondo me è interessante capire che le gerarchie all'interno di Amazon tendono a essere di natura politica e non tecnica. Quindi
Quindi fondamentalmente sono spesso le persone che entrano come lead, come manager, cioè come capiturno, cambio reparto, sono giovani lavoratori che vengono assunti fuori dall'università, vengono mandati in Lussemburgo, dove c'è la sede centrale Europa di Amazon, per essere in qualche modo indottrinati alla disciplina di magazzino, ma anche al mito di Amazon. Alquadri descriveva fenomeni molto simili all'Olivetti e alla Fiat, cioè giovani quadri attratti dal mito Fiat al mito Olivetti, formati alle scuole aziendali e quindi capaci di accettare tutto, non solo politicamente ma anche tecnicamente, quindi in qualche modo distaccarsi dalle scelte tecniche, dalla gestione tecnica del processo lavorativo e invece concentrarsi sulla parte politico-disciplinare. Da una parte c'è una parte più materiale, molto diciamo tradizionale, licenziamento, gestione dei turni, assegnazione di laboratori a mansioni più o meno desiderate, uso del calcolo della produttività dei lavoratori che viene fatto da algoritmi a cui chiaramente i capitani eccetera possono accedere tramite computer, quindi possono vedere quanti pezzi hai fatto per disciplinare, uso di... si chiama il cazziatone, diciamo in italiano, ma lì viene chiamato il feedback, cioè il lead viene da te e ti dice guarda che stai andando piano, oppure il one-to-one, cioè vieni chiuso nello stanzino con il manager che ti fa il cazziatone. Quindi queste sono diciamo forme abbastanza tradizionali di disciplinamento. Ce ne sono altre invece che in qualche modo usano l'ideologia del mito di Amazon. Per esempio c'è una delle più interessanti, la Power Hour, cioè l'ora in cui tutti prima c'è un briefing in cui si dice adesso parte la power hour, cioè l'ora in cui tutti bisogna correre e produrre più del solito, e alla fine quelli che sono stati più veloci, più produttivi, possono vincere un portachiavi, una maglietta, un gadget aziendale. Tutti i lavoratori sono soggetti a due briefing al giorno, quando iniziano il turno e dopo la pausa, sono 5 minuti in cui i manager cercano di motivare le persone a essere più veloci e le persone devono, i lavoratori devono, o i ragazzi come vengono chiamati, devono possibilmente alzare la mano e raccontare una storia di successo, quella che loro chiamano la storia di successo, quindi dire qualcosa che ha funzionato bene e come usarlo per migliorare le cose. Quindi il briefing e la power hour sono in realtà molto simili a forme disciplinari basate su un'ideologia, su questo tipo di ideologia che sono state identificate in altre industrie, quelle che hanno a che fare con le industrie diciamo comunicative e relazionali dei servizi, quindi per esempio nei call center, queste sono tipiche pratiche che avvengono nei call center. Quindi disciplinamento della forza lavoro tramite la gestione algoritmica, ma usa la gestione algoritmica, però fornisce anche forme di giustificazione, se volete, più politica al disciplinamento, o ideologica al disciplinamento dei lavoratori. Quindi c'è il ricatto alla violenza, c'è la mancata partecipazione dei lavoratori alla gestione del processo produttivo, ma anche questa specie di disperato tentativo di Amazon di usare questo mito per aumentare la velocità della produttività dei lavoratori. Chiudo molto velocemente con le resistenze. C'è un paradosso, ovviamente, anche se sembra appare come il fronte più avanzato dell'innovazione tecnologica e dell'automazione, Amazon in realtà si basa sulla flessibilità del lavoro vivo e usa la tecnologia per velocizzare il lavoro vivo, ma controllare e disciplinarlo, ma comunque si basa. Solo quella flessibilità per ora ha reso Amazon capace rispetto a come viene organizzato il lavoro, turnover molto elevato, resistenza ai ritmi di lavoro, indifferenza, ostilità al management. È molto interessante però vedere che c'è una frustrazione, chiaramente questo è molto importante, per l'incapacità, per l'assenza ad Amazon della possibilità di spostamenti di carriera verticali, quindi fondamentalmente la aspettative frustrate di persone che credono inizialmente in questa idea di meritocrazia interna ad Amazon e poi si vedono invece sorpassati da 24 anni appena uscite dall'università, che sono passate da Lussemburgo e arrivano per farti correre di più, mentre tu magari sono a 4 anni e hai imparato veramente quali sono i processi e potessi essere tu quello che gestisce il laptop invece che la pistola, per dire quello che fai, diciamo, il lead o il manager rispetto al ragazzo o all'associate, come lo chiamano loro. Quindi questa mancanza di meritocrazia frustrata è anche una delle basi su cui si fonda l'insoddisfazione dei lavoratori di Amazon, che comunque ha interiorizzato questo mito della meritocrazia, per cui è una delle principali, forse,
lamentela o motivo di frustrazione è proprio questa mancanza di meritocrazia. Quindi in qualche modo, anche se viene poi usato in forma di resistenza, lo considero una specie di interiorizzazione del mito o dell'ideologia di Amazon. Mi fermo qua, grazie a tutti. Infatti non mi sono trovato. Com'è? Un mito che sono fatto. Sì, non mi sono trovato.